Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Loris, per chi non lo sapesse, l'amico di Algisius. Sono presente nel video sulla gita all'Expo. Se non l'avete vista, link in descrizione, andate subito a vederla e lasciate un bel mi piace. Oggi siamo qui per trattare un argomento un po' particolare, ovvero analizzeremo un'applicazione che ci servirà per registrare lo schermo sui nostri dispositivi Android. Questa applicazione è scaricabile gratuitamente dall'App Store. Ora andremo subito a vedere come funziona. Vi lascio al video, bella! Ok, bene, eccoci tornati. Ora vi presenterò l'applicazione. Andiamo sull'App Store e digitiamo AZ Screen Recorder. È la prima, ve la faccio vedere meglio. Io ce l'ho già installata, quindi non sto a scaricarla di nuovo, quindi andiamo subito a recuperarla. Eccola qui. Come funziona? Allora, dopo averci cliccato sopra apparirà questa finestrella qui in mezzo. Ad esempio, col tasto ingranaggio possiamo andare a modificare dei vari parametri dell'applicazione, quindi ad esempio come la risoluzione, se no come l'orientamento, orizzontale, verticale. Possiamo registrare l'audio contemporaneamente alla registrazione video col nostro microfono dal telefono e altre cose, come ad esempio il tastino del tocco touch, eccetera eccetera. Bene, una volta scelti i parametri che vogliamo, per cominciare la registrazione basta semplicemente cliccare questo tasto rosso. Clicchiamo, partirà il conto alla rovescia. Ok, adesso sta registrando. Come facciamo a capire che sta registrando? Lo capiamo dal fatto che in alto qui c'è questa iconcina qua e ci sarà la piccola icona della videocamera, esattamente lì. Ok, quindi adesso sta registrando. Adesso facciamo qualcosa, tipo facciamo passare le cose, così dopo vi faccio vedere anche la qualità video. Magari andiamo a vedere anche su Clash. Aspettiamo un attimo che si carichi. Ecco. Lasciamo stare il mio villaggio, anzi vi spoilero che forse tra un po' ci sarà una serie su quel gioco qua, portata sempre da me. Vediamo se riusciremo a portarla o no. Ok, adesso usciamo e stoppiamo. Interrompi. Facciamo non chiedermelo più. Ok. Mi è uscita l'icona là in alto che mi dice che la registrazione è stata terminata. Ci ritroviamo per farvi vedere la registrazione. Bella. Bene, eccoci tornati. Come potete vedere, questo è il video realizzato dalla nostra applicazione. Potete notare come passando da una pagina all'altra il movimento è fluido, non c'è molto lag, anzi è quasi totalmente assente. Adesso nell'aprire Clash potrete notare che Clash è rimpicciolito. Questo perché di default l'orientamento verticale e quindi me lo rende così piccolo. Ma non c'è problema, potete semplicemente cambiarlo in orizzontale e la registrazione verrà normale, non così piccola. Comunque potete sempre notare com'è fluido nei passaggi. Non c'è lag, praticamente zero. Quindi è un'ottima applicazione che ho scoperto da poco, devo dire, e che consiglio molto caldamente se volete registrare video o qualunque altra cosa vogliate fare, insomma. Bene, e anche per il video di oggi era tutto. Vi ricordo di andare a vedere il video dell'Expo, della gita all'Expo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like e un commento anche in quel video, ma soprattutto di lasciare un like, un commento sotto questo video e dirci magari la vostra opinione riguardo a questo video e magari come vi trovate voi con questa applicazione. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Bella ragazzi!